Signore e signori, avanti al video, buonasera dal 21 settembre di Matera, dove sta per avere inizio la prima partita degli spareggi per l'ammissione alla C2. Mentre gli arbitri sono sistemati al centro del campo, noi passiamo alla formazione alla lettura delle formazioni. Per il Matera abbiamo Morciano, Danza, Iannella, Prestatanzi, Giuliotti, Caldini, Vinidoro, Ristic, Piero Caputo, Giullo, in panchina con Pasquino, Cimino, Cifarelli, Salerno, Caputo, Adorisio. Per il Gangi, Somma, Surace, Imbrota, Dichiara, Buongiorno, Napoli, Mammone, Mocciaro, Di Stefano, Frangioni, De Luca. In panchina vanno Storiale, Migliazzo, Bevacqua, Scoperto, Incitti. Allenatore della formazione, come abbiamo ricordato, Stefano Frangioni. Quindi l'arbitro dell'incontro è il signor Farina di Novi Ligure. Allenatore appunto invece del Matera è Marcello Pasquino. Ricordiamo subito che le due formazioni sono arrivate a questo importante spareggio avendo vinto entrambi il proprio girone. Il Gangi, quello N, con 7 punti di vantaggio addirittura sul Trapani, secondo in classifica, mentre il Matera con 3 punti di vantaggio sul Pisticci. Dando il Matera a far riscaldare, da Pasquino a far riscaldare un suo uomo, Frangioni, nuova palla, Frangioni, Frangioni in avanti, Frangioni in avanti, oggi il tiro. Ah, peccato, peccato, peccato. Aveva fatto un'azione splendida. Presta, ancora avanti, presta, attenzione. Ristic. Tiro fuori, fuori, buona palla, buona palla. E il numero 10, Caputo Piero, si è trovato un bel pallone nei piedi. Per il Matera, sulla palla Tanzi e Ristic. Pericolo ancora una volta. E il fallo l'ha commesso Nino Buongiorno. Somma sta sistemando la barriera nel migliore dei modi. Drago di Ristic la battuta, attenzione, che dice la mandibuona sulla barriera, ma l'arbitro la fa ripetere e ci sarà un'ammonizione. Vediamo chi è ammonito, vediamo, Mammone ammonito, no, Mammone si fa ammonire. Bisogna stare attenti a non protestare, l'arbitro ha già estratto il primo cartellino giallo. Tutto ciò avviene al 25esimo più della partita, siamo circa il 26esimo, e Drago di Ristic, che aveva mandato sulla barriera, può ribattere il suo calcio di punizione. Ricordiamo, è molto pericoloso nei calci di punizione questo jugoslavo, che per il primo anno gioca nel Matera, ha giocato sempre nel Calabrese. Ristic, tiro fuori, fuori. Surace ferma bene e riparte, incredibile, infermabile questo Surace. Frangioni, ancora il Gangi, ora ha capito che ce la può fare. Surace chiede palla, gliela può dare, perché non gliela dà? Pallone verso Di Stefano, non può fare nulla Di Stefano, attaccato. Batte intelligentemente la Imbrota, atterrato. Repro il rigore, l'arbitro non lo dà, comunque lasciamo correre. Stazione. Ora c'è ancora presta per il Matera, ancora presta, pericoloso questo lamento. Ancora si porta palla in avanti, presta, attenzione, la palla a tirare. Grossa tomba, Ristic, Gigliotti, no, attenzione. Tiro e Somma compie un miracolo, Somma compie un miracolo, Somma. Di meno la palla Frangioni a centrocampo, ha perso molti palloni. Surace, bello l'intervento, scivola, attenzione. Ristic, ora Mocciaro, Caputo, Gigliotti prende palla, attenzione, pericoloso il Matera. Ristic e Somma, Somma energeticamente osce e blocca Ristic sui piedi. Con Mammone, Mammone attaccato da Cardini, cerca di ripararsi, ritorna un gioco su di lui, se ne libera, è stato finito d'oro all'indietro verso ancora, ancora Buongiorno, Buongiorno in avanti, Buongiorno, c'è Mammone, dagli la palla, Mammone in aria, calcio di punizione, calcio di punizione. Bella azione del Gangi e Mammone si conquista questo calcio di punizione. Quindi il Gangi che si fa sotto, e ciò è molto importante, molto importante. Il Gangi ha anch'esso gli specialisti, vedi Mammone, vedi Frangioni, batte sulla palla, proprio sono i due. C'è Dichiara che ha anche un ottimo tiro, vediamo come sfrutteranno. In questo momento sicuramente il Gangi sta dominando e ciò è molto importante. Mammone, Mammone sulla palla,
tiro e Frangioni, cross per poco, non c'è l'altro pericolo. E l'arbitro credo che lo ammonisca, no, è incredibile. Che arbitro stupido però. L'arbitro ammonisce in questo momento in Broca. Se l'ha fatto male veramente in Broca. Si è rialzato sotto le cure, comunque niente di grave. L'arbitro ha preferito, si è sentito preso in giro e ha ammonito Gianni Improta. Se stiamo a quest'ennesimo calcio di punizione, siamo al 33esimo. Ristic, barriera fatta. Vediamo. Ristic, tutto è pronto, batte, alto. Gardini, Ammona cerca di fermarlo, non riesce, Gardini prosegue, pericoloso, l'ho detto, è pericoloso questo numero 7. Riesce a crossare, Caputo, e gol. E va in vantaggio il Matera con numero 8 Filidoro per il materano Ciullo. Quindi sono 3 gli ammoniti in questo primo tempo, 2 per il Ganci in Prota e Mammone, mentre Ciullo per il Prota. Fallo su Prota, è stato il numero 6 Gigliotti a commetterlo. Frangioni attaccato, si libera, scivola ancora, si riprende, bravo Frangioni, ancora si libera dal proprio avversario, sempre Frangioni in possesso di palla, cross, Mammone non riesce a prendere la palla, allora che finisce nei piedi di Mocciaro verso Mario Napoli, ancora Napoli cerca di crossare, calcio d'angolo, secondo calcio d'angolo. Quindi un Ganci che è in vantaggio di calcio d'angolo, ne ha battuti due, mentre il Matera è in vantaggio per una rete a zero con gol di Filidoro. Quindi mancano 2 minuti al termine di questo primo tempo e c'è il secondo calcio d'angolo per il Ganci. Vincenzo Mammone alla battuta, nucleo d'avversari in area del Matera, sono i Gancitani che sono scesi, vediamo, salta Morciano, subisce fallo l'arbitro. Mocciaro, fallo, l'arbitro dovrebbe fischiare e il pallone salta fuori, è stato Iannella a metterlo fuori. L'arbitro, ricordiamo, è il signor Farina di Novi Ligure. Mammone, De Luca, attaccato fallosamente, calcio, giusto, se vede l'arbitro di questo fallo, è stato numero 5, tanti a commetterlo, quindi calcio di punizione per il Ganci, che ricordiamo è sotto ad una rete a zero che... recuperata benissimo nella partita di ritorno che si dovrà, molta tensione, non c'è dubbio, molta tensione. Dragutin Ristic va a battere il calcio d'angolo, gli batte bene questi calci d'angolo, saltano in molti, 2-0. Inciti, bisogna non disunirsi, non è successo nulla, amore. Mammone, perché non tira, Mammone? Tiro! Ah, Morciano para! Da Luca! Cerca davvero, non ti riesce! Rossi in avanti, da Luca! Danza! Tiro! E Morciano sulla palla! Vicino al gol il Ganci! Vicino al Matera! Gigliotti, attenzione, lo fanno tirare e la palla Incitti in avanti per Frangioni, ora l'equilibrio è precario, ha smesso di piovere, dal campo è molto allentato, tiro, no! Che schifo, scoperto, se l'ha mangiato il gol Frangioni. Incitti, cross da Luca e da Luca colpisce bene, ma Morciano è attento, può crossare, deve crossare, ancora attaccato da Gigliotti, si libera, ancora Gigliotti su di esso, ormai le forze sono quelle che sono, ma mantiene ancora il possesso della palla verso Incitti, crossa e alla fine non c'è nessuno, tira Frangioni, tira, peccato, tira Frangioni, Morciano para all'ultimo momento, tira Mammone, tira scoperto,
Golo! Peccato! Peccato! Peccato, peccato! E finisce. Quindi minuti, Matera 2, Gangi 0, tutto si deciderà il 26 di maggio a Gangi nel ritorno. Signore e signori, da parte di Pino Intrabartolo, un cordiale arrivederci.